Gentili telespettatori, buona giornata. Voi sapete che oggi la politica principalmente si fa non sui programmi, non su una visione, una missione, ma si fa contro le persone. Contro le persone. Che sia un capo politico, un parlamentare, un europarlamentare, un giornalista di destra, di sinistra, i due schieramenti politici, le due aree politiche, che cosa fanno? Dato che gli argomenti scarseggiano o realmente non si può comunque fare più delle promesse, perché uno squadro, c'è un quadro economico assolutamente deteriorato, quindi i partiti hanno capito che non puoi promettere le pensioni a 1000 euro, non puoi promettere di dimezzare le tasse, non puoi promettere di debellare l'evasione fiscale, non puoi promettere di recuperare soldi persi, non puoi promettere praticamente nulla, a meno che non siano delle promesse che non hanno una base economica. Si era detto, vabbè, le promesse come l'autonomia si possono fare perché comunque non costano niente, invece ci si è accorti che l'autonomia costa minimo 170 miliardi, da 170 miliardi in su, perché devi fare i famosi LEP, quindi anche l'autonomia è una cosa irrealizzabile. Allora si riduce per esempio al premierato, ecco, il premierato è una cosa che si può fare senza dover spendere quasi nulla, ecco. Dato che i partiti oggi non possono più fare promesse elettorali, che cosa fanno? Fanno le campagne elettorali non sulle promesse elettorali, ma contro i politici o gli ambienti di una parte o dell'altra. E così la Meloni nel video precedente accusa la sinistra di fare praticamente una campagna elettorale contro di lei, in un modo molto di livello molto basso, proprio contro lei come persona. Risponde piccata la segretaria del PD, Elly Schlein, che in questi giorni è esaltatissima dopo il 24,07% preso alle europee e dopo i risultati dei ballottaggi che vedono la sinistra e il PD prendere tutti i capoluoghi di provincia. E così Elly Schlein dice, ma che cosa dice? Non sono questi i nostri toni, noi non facciamo come dice la Meloni, non lo sono mai stati i nostri toni. Capisco che sia difficile accettare la sconfitta 6-0 di ieri e che si cerchi di parlare d'altro, ma non so a cosa si riferisca la Meloni. Allora, realmente, evidentemente la Meloni non ha parlato della sconfitta ai ballottaggi, ed è partita in quarta con la sinistra ce l'ha con me, la sinistra mi augura le peggiori cose. Sì, la politica è fatta anche di questo, c'è una batosta elettorale, si cerca di parlare d'altro. Dobbiamo dire che quando la Schlein dice non sono i nostri toni, non lo sono mai stati, realmente probabilmente lei non ha mai usato questi toni contro la Meloni, lei non ha mai utilizzato frasi o giri di parole contro Meloni come persona, quindi la Schlein non ha mai detto nulla contro Giorgia Meloni persona, però dobbiamo dire che nell'area politica di sinistra, come vi raccontavo nel video precedente, per esempio c'è una grillina che ha detto delle cose su Meloni incredibili e probabilmente, anzi no, effettivamente ci sono tante persone, tanti politici che vanno contro Giorgia Meloni come persona. Quindi ci sono tanti politici di sinistra che vanno contro Giorgia Meloni come persona e ci sono anche politici di destra che vanno contro Elly Schlein come persona. Come io vi ho sempre detto, non bisogna mai andare contro la persona, si può andare contro il politico, contro quel politico, ma non contro il nome e cognome che ha quella carica politica, questa è la differenza. Contro il politico,
la critica non contro la persona Elena Giorgia, ecco. Però purtroppo il livello oggi della politica italiana è così basso che, come vi dicevo prima, non si parla di promesse, più di promesse elettorali, perché sono qualunque promessa elettorale che comporta il dispendio di qualche euro è irrealizzabile. Allora si fa campagna elettorale dicendo ai propri elettori quello è il nemico e dall'altra parte dicono quello è il nemico. La Meloni dice molti a sinistra sono contro di me come persona, la Schlein dice non sono questi i nostri toni, non lo sono mai stati. Probabilmente la Schlein avrebbe dovuto dire non sono questi i miei toni, non lo sono mai stati i miei toni. Avrebbe dovuto fare questa specifica, però ha voluto difendere tutta l'area politica. Anche il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli risponde alla Premier dicendo Giorgia Meloni si concentra sulla questione dell'autonomia differenziata, la sua vera preoccupazione che le ha fatto perdere voti al Sud. Per questa ragione dice bugie e alimenta una narrazione della quale si assumerà lei la responsabilità. In realtà la Meloni ha perso voti al Sud, c'è stato un grande astensionismo rispetto alle politiche del 2022, alle europee l'astensionismo ha superato il 50%, pertanto è ovvio che i partiti hanno perso elettori con un'astensione così alta, però la Meloni è passata dal 25 al 29%, quindi ha 4% in più. Dunque, caro Angelo Bonelli, la Meloni non è preoccupata per l'autonomia che le ha fatto perdere voti al Sud, perché voti al Sud non bisogna contare i voti, ma bisogna contare le percentuali. Questa è la realtà, perché chi non vota non conta. Contano quelli che hanno votato, ma contano come percentuale, non come numero. Poi naturalmente, come vi dicevo prima, le europee hanno tutti vinto, perché c'è chi guarda i numeri, c'è chi guarda le percentuali, quindi quelli che guardano i numeri dice abbiamo vinto noi, la sinistra. Quelli che guardano le percentuali dicono abbiamo vinto noi, il centrodestra. Chi ha veramente vinto contano solo le percentuali, quindi il centrodestra ha vinto. Questa è la realtà, che piaccia o no, è questa. Quindi sul fatto che la Meloni si concentri sull'autonomia differenziata, che è preoccupata che le ha fatto perdere i voti al Sud, non credo proprio. E io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata.